Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questa edizione video di Tele Italia. Voi come sapete la situazione sta andando fuori controllo in Italia nelle ultime 24 ore e il governatore della Basilicata Vito Bardi dispone un provvedimento che blocca la presidenza del Consiglio dei Ministri di Giuseppe Conte. Cosa fa il presidente della Basilicata Vito Bardi? Dispone la quarantena per chi viene da Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria. Ed è assolutamente illegale quello che sta facendo. La regione aveva predisposto questa ordinanza di chiusura addirittura e il capo del governo l'ha bloccata. È andata così nelle Marche, dove con una telefonata nel corso della conferenza stampa al presidente della regione Marche, Luca Cercioli, Conte ha chiesto di sospendere l'ordinanza in fase di stesura definitiva predisposta lunedì mattina dalla giunta regionale contenente alcune misure per far fronte all'emergenza. Era prevista la chiusura di scuole e università, vietata anche le manifestazioni pubbliche su tutto il territorio regionale. C'è necessità che l'ordinanza sia coordinata all'interno di un quadro nazionale, ha spiegato Cercioli. Per cui ho accettato ben volentieri la richiesta del Presidente del Consiglio. Questo significa che nelle Marche scuole e università e manifestazioni non saranno sospese dalla mezzanotte di oggi in attesa del coordinamento nazionale che ci sarà domani mattina con tutte le regioni, al termine del quale verranno definite le linee guide alle quali dovremo attenerci. Solo dopo averle apprese, ha concluso il governatore, ogni regione potrà emanare all'interno di questo quadro. Se i nostri provvedimenti saranno compatibili, emetteremo l'ordinanza che avevamo previsto, al contrario sarà aggiornata. Attenzione, le regioni non possono in autonomia instaurare dei coprifuoco o vietare l'assembramento di persone che sono assolutamente delle libertà costituzionali italiane. Questo lo può prendere solo il governo centrale, il governo Conte, perché per andare a modificare temporaneamente con dei decreti d'emergenza le libertà personali e di movimento, e quindi in contrasto con quello che dice la Costituzione, ci deve essere una grave minaccia per l'interesse nazionale o una grave minaccia per le istituzioni e per il governo italiano. E questo è il caso, ma deve essere il governo a fare una legge d'urgenza quadro, un decreto legge quadro d'urgenza, dove all'interno dà la possibilità alle regioni di fare alcune cose, perché il governo centrale può mettere il coprifuoco alle 18 di sera per tutto lo Stato italiano, dove la regione non lo può togliere. Ecco, ci saranno dei piccoli spazi di manovra per le regioni, ma attenzione, le regioni in autonomia non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la Costituzione, con le libertà personali sancite dalla Costituzione. Seppur l'emergenza è grave, deve essere comunque il governo centrale a costruire una legge e quadro. Alcune autorità territoriali hanno emanato ordinanze che impongono quarantena che proviene dai comuni dove ci sono stati i casi accertati. La Basilicata però ha indirizzato il provvedimento a tutti i cittadini residenti in regione proveniente da Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria e non solo dalle zone dove ci sono stati i contagi. Intanto è stata annullata dalla prefettura di Napoli l'ordinanza emessa dai sindaci di Ischia per impedire lo sbarco sull'isola di persone provenienti dalla Lombardia e dal Veneto, anche in questo caso incostituzionale e illegittimo quello fatto dai sindaci di Ischia e l'autorità di pubblica sicurezza, che è il prefetto, in questo caso il prefetto di Napoli, ha annullato questa ordinanza. Il presidente della regione Basilicata, Vito Bardi, ha emanato un'ordinanza che dispone un protocollo di sicurezza per evitare la diffusione. Dice: i cittadini provenienti da Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna o Liguria o chi vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni dovranno rimanere in quarantena presso il proprio domicilio per 14 giorni, si legge nel testo. L'obbligo, ha poi precisato, riguarda solo chi è residente in Basilicata. E durante un'intervista su Radio 1, il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato
commentato il provvedimento preso dalla Basilicata, dice: se si riferisce a chi proviene dalle zone rosse del Lodigiano, anche noi lo abbiamo adottato, ma se si riferisce a tutta la Lombardia è sbagliato, verrebbe dire bloccare la vita del paese, vorrebbe dire che nessuno può più muoversi, sarebbe una scelta fuori luogo, dannosa ed eccessiva. Noi abbiamo già bloccato le uscite dalla zona rossa, quindi attenzione, una cosa è bloccare entrate e uscite dalla zona rossa o persone che arrivano dalle zone rosse, ma dire tutti gli abitanti di 5 regioni non possono venire nella mia regione è assolutamente incostituzionale. Anche il Molise ha rafforzato la sorveglianza con una disposizione ad hoc, ma riguarda soggetti provenienti da aree dell'Italia in cui ci sono stati casi accertati della malattia. Queste persone, si legge in un'ordinanza del Presidente della Regione, Donato Toma, sono tenute a comunicare la loro presenza in Molise all'autorità sanitaria locale, che provvederà a mettere in atto le adeguate misure di prevenzione. I confini del Molise restano aperti, ci mancherebbe, e ribadisco la mia totale vicinanza alle comunità che purtroppo sono state colpite, ha precisato Toma. Anche alcuni comuni hanno emanato delle ordinanze per imporre una quarantena precauzionale a chi rientra da viaggi nelle zone in cui sono stati registrati casi. Lo ha fatto ad esempio il sindaco del comune di Buccino, provincia di Salerno, di Rotonda, provincia di Potenza. All'aeroporto di Palermo invece si è deciso di istituire controlli per tutti i passeggeri provenienti da Milano e da Bergamo, ma attenzione! Le regioni stanno cercando di sostituirsi alle lentezze e all'inefficienza del governo centrale, che tentenna a chiudere i confini nazionali, e lo stanno facendo già gli altri paesi europei, che stanno cercando di limitare gli italiani che escono appunto e vanno nei loro paesi, perché noi non vogliamo chiudere le frontiere, perché il governo Conte chiudere le frontiere ha paura di essere tacciato di fascioleghismo, di chissà quale sorta di razzismo. Quindi l'Italia prigioniera da questi stereotipi e stupidaggini di fascismo e partigiani del 2020, e quindi nell'idea del governo di sinistra chiudere un confine è un qualcosa di estremamente fascista, invece no, è solo buonsenso. E forse se fosse stato dato retta al professor Burioni, ai governatori del nord, a Salvini, Meloni e Berlusconi, probabilmente adesso la situazione sarebbe decisamente diversa, diciamo, probabilmente decisamente diversa da quella attuale. Ma purtroppo ci è toccato il governo Giuseppi 2, e il governo Giuseppi 2 prende le misure solo dopo che sono scappati i buoi. Quando scappano i buoi chiude il cancello, dice no, non posso chiuderlo prima, se no facciamo qualcosa di sproporzionato, quindi io il cancello è aperto, poi se i buoi scappano allora lo chiudo perché devo fare qualcosa di proporzionato, capite l'idea? È l'idea strampalata che secondo me ha questo governo. Poi c'è anche il caso di Ischia. Quanto al caso della chiusura dei porti di Ischia a Lombardi e Veneti, che ieri aveva sollevato indignazione, l'ordinanza dei sindaci dell'isola è stata annullata perché il prefetto ha riscontrato un difetto di competenza da parte dei sindaci. Stiamo cercando di tutelare le nostre comunità rispetto ad un rischio che obiettivamente c'è, evitando di trasformare l'isola in una nave da crociera lasciata in quarantena, ha dichiarato il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, a Radio CRC. Questo non è un atto di razzismo, ma c'è bisogno in questa fase di emergenza di strumenti precauzionali. È fondamentale costruire dei cordoni di sanità, ha aggiunto il primo cittadino. Io sono d'accordo con il primo cittadino di Ischia, però è il governo centrale che deve emanare d'urgenza una legge quadro dove si tutela e si chiudono i confini e si limitano gli spostamenti. È un caso di emergenza gravissimo nazionale, c'è da fare intervenire le forze armate nelle zone rosse per circondarle e non fare uscire nessuno, e bisogna chiudere a questo punto non solo i comuni, ma bisogna chiudere anche le regioni. Non ci sono dei confini regionali, non si può chiudere per esempio la Lombardia, è un confine immaginario sulla carta, non c'è un muro, non c'è una frontiera, quindi bisogna cercare d'urgenza delle misure che vanno a prevenire, non che vanno a sistemare dopo quello che è successo, perché non si riesce a sistemare. Per i vaccini ci vogliono ancora almeno 6-8 mesi.
Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti su YouTube che potete condividere con chiunque voi vogliate. Siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci e grazie.